Ma sei fuori? Sì. Nel nostro condominio, ogni giorno, può accadere l'imprevedibile. Perché mi fate questo? Perché siete una sgualdrina. Ma muore. Due colpi in pieno petto, vedi tu? Bisogna vedere se ha adesso degli organi vitali. Menami, dammi uno schiaffo. Ah, ah sì! È un preservativo. Me li hai finiti tutti tu. E adesso come faccio? Se vuoi del Domopack di là. Dentro ogni storia. Io ti amerò per tutta la vita. Sei fidanzato o no, eh? Però tu dovresti nasconderti sotto il letto, sai? Per la scientifica. Che cazzo fa? Dietro ogni maschera. Ma te l'ho detto che ultimamente ho la mania degli uomini in divisa. Mondo. Che pennacchio. Adesso ti apro. Prendo la sega. Andiamo di sega, via. C'è sempre un mistero. Chi è quella? Quella lì. Anche tu mi piaci. Da svelare. Ci siamo tutti a questo punto, sì. O no? Seguiteci. Dal regista di La peggior settimana della mia vita e Il peggior Natale della mia vita. Credo di essere innamorato di te. Tu non stai bene. Una commedia su come la vita. Mi ami, anche se aspetto un bambino da un altro. A volte sia come una soap opera. Dio, quante emozioni. Soap opera, un film di Alessandro Genovesi. Buonasera. Buonasera. Ma Bobby? No. E il cane? Ma vaffanculo. Dal 23 ottobre al cinema. Bentornati. Sono già iniziate le riprese di Ted 2, sequel della commedia campione d'incassi. Il protagonista, Mark Wahlberg, ci ha offerto una piccola anteprima postando sulla sua pagina Facebook uno scatto dal set. È stato reso noto, e questa è la notizia, solo ora che c'è un nome nuovo nel cast. Si tratta di Morgan Freeman. Sì, che interpreterà un bizzarro avvocato che deve difendere l'orsetto più sboccato d'America. E poi nel ruolo di protagonista femminile vedremo Amanda Seyfried che sostituirà Mila Kunis. Ma, domanda, avevamo così bisogno del sequel di Ted? Cosa pensate del primo, vi è piaciuto? Vabbè, fateci sapere commentando qui sotto. Intanto grazie per averci seguito, iscrivetevi al nostro canale così ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!